Cina ci sono 1,5 miliardi di persone. Ci sarà pure un fenomeno, no? Se Luciano Gaucci avesse ragione, non lo scopriremo mai. Di certo, il fenomeno che cercava non era Ma Mingyu, primo cinese della storia del calcio italiano, raccomandato da Bora Milutinovic. La Serie A l'ha vista soltanto in televisione o dalle tribune del Curi di Perugia, dove l'avevano portato per 1 miliardo nell'estate del 2000. Il tuo nome significa cavallo e io sono un appassionato, gli disse Gaucci, che con l'ippica aveva fatto fortuna. Nello spogliatoio, però, il cavallo cinese era diventato il nonno. Colpa di quei lineamenti che mettevano più di un dubbio sui 27 anni dichiarati all'anagrafe. E in effetti, in patria, gliene davano 32. Sentiva Pavarotti, amava il Rinascimento e sfidava Del Piero. Se lui è Pinturicchio, io diventerò Michelangelo, annunciò all'arrivo. Si fermò ad una manciata di minuti in Coppa Italia, ad agosto, contro la Salernitana, senza debuttare mai in campionato. Gli manca poco perché smetta di mandarlo in tribuna, disse Cosmi. Non certo con l'idea di fargli un complimento. A gennaio, infatti, non l'avevano mai visto nemmeno al ristorante cinese sotto lo stadio. Lui, più che della scarsa considerazione dell'allenatore, sembrava però stupirsi di altro. Ma davvero anche qui avete i comunisti? Chiese esterrefatto ai giornalisti dopo qualche settimana in Italia. In patria divenne famoso per essere il primo calciatore cinese a tirare verso la porta avversaria in un mondiale. A segnare, però, non ci provò neppure. A 30 anni, ma forse erano 35, l'addio al pallone per dedicarsi alle sue vere passioni, moto da corsa e bungee jumping. Almeno per quelle non era ancora troppo vecchio.